Quest'anno Pierfrancesco Favino ha conquistato il vastissimo pubblico della TV dal palco di Sanremo, ma ora la sua agenda cinematografica è ricca di impegni. Sta girando I Moschettieri del Re di Giovanni Veronesi, che ha presentato a Cine le giornate di cinema di Riccione, poi sarà sul set di Marco Bellocchio nel ruolo di Tommaso Buscetta. Il film del regista toscano uscirà nelle sale il 27 dicembre. Favino interpreta D'Artagnan e accanto a lui ci sono i moschettieri Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Sergio Rubini. Il film in sé è una bella favola d'avventura, proprio ai contorni della fiaba, ai contorni della leggenda, e ci siamo divertiti a immaginare ovviamente le differenze dei personaggi come un D'Artagnan che fa una specie di mille sglorioso, cioè del soldato però animato da cose che sono sia goffe che molto infantili nel lato più bello del termine. Fatto di spada e di cavallo, e divertendomi molto, ricordo ancora le ferite. Sì, sono caduto da un'asina ferma, però invece le cose in cui le sei che dovevo fare sono andate bene. E mi piace molto, mi intenerisce molto quest'animo molto pulito. Qualitativamente il film è un film molto alto, bello, che mette insieme tante cose, dall'aspetto a volte realistico fino invece a questo tono di fiaba che è quello che mi piace di più. A distanza di qualche mese, sul Festival di Sanremo, oggi l'attore dice: Io penso che Sanremo sia stata per me l'occasione di far vedere cose che io sapevo di poter essere e che conoscevano pochi amici. È stato un modo di ampliare non solo al pubblico, ma anche per me stesso, a liberarmi, a scrollarmi di dosso qualche cosa. Io poi credo che noi facciamo, ognuno di noi ha il suo talento, io penso che è un talento popolare, non penso di essere un intellettuale, e voglio rivolgermi al maggior numero di persone.